Lieber Architekt Zucki, cara signora Kochtar, caro professor Venturelli, signore e signori, sono molto contento che siate venuti così numerosi all'ambasciata italiana. Vi do un cordialissimo benvenuto a questa serata dedicata tutta all'architettura. Volentieri ho aperto le porte dell'ambasciata per questa prima serata della rassegna 1 a 1 Dialoghi berlinesi sull'architettura. Questa prima sera è dedicata, come potete ricavare dall'invito, l'inizio di una serie di 5 serate dedicate all'architettura, in cui ogni volta un architetto italiano e un architetto tedesco si dialogano. Tra gli intimitati sono sia architetti molto famosi che anche architetti giovani di cui si parla già adesso. L'idea di base a questa rassegna di un dialogo pubblico tra gli esperti è stato comprovato già da tempo. L'Associazione degli Architetti Tedeschi, il BDA, ha offerto questa idea all'Istituto Italiano di Cultura, che a sua volta si è confrontato ripetutamente con l'architettura. Proprio a Berlino è nato un dibattito molto vivo sulle concezioni urbanistiche ed architettoniche, soprattutto con riferimento al disegno di alcuni luoghi pubblici di chiara fama. Si è verificato il fenomeno che anche una grande parte del pubblico tedesco o berlinese abbia questo bisogno di partecipazione. A parte questo, Berlino è un grandissimo cantiere all'aperto che non smette mai di sorprendere il pubblico. E sono molto orgoglioso che un architetto italiano, Franco Stella, sia partecipe della ricostruzione del castello di Berlino. Sono molto lieto che siamo riusciti a convincere due architetti importanti per questa prima serata. Da un lato Cino Zucchi, che con lo suo studio risiede a Milano, ma è attivo a livello internazionale. Tra le sue opere, accanto a architetture edilizie, tra cui il Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, anche tanti disegni premiati per la ristrutturazione di vecchie aree industriali. Anche in Germania è stato attivo a Herten con il ridisegno della miniera Ewald. In Matthias Sauerbruch invece lui ha trovato un interlocutore che risiede a Berlino ed è rappresentato con edifici importanti, ma che è anche attivo in vari posti in Italia. Pensiamo alla nuova costruzione di un nuovo museo di storia culturale a Mestre, il Museo Casa Natale di Enzo Ferrari a Modena, nonché il campus dell'Università Bocconi a Milano. Siamo molto curiosi e pieni di attesa per lo svolgimento di questo dibattito italo-tedesco. Essendo ospiti nell'ambasciata italiana, voi sarete sicuro al corrente della storia movimentata di questo edificio. Dal 38 al 42, secondo un disegno, un progetto di Friedrich Hetzelt, è stato rimasto inadempiuto. Poi per 5 anni dormiva un sogno di Spinarosa, fino all'anno
2002 e 2003 con l'aiuto di De Feo e di Stefan Dietrich. Di nuovo una coppia italo-tedesca. Ringrazio il Bund Deutscher Architekten per la cooperazione riuscita e vi auguro una serata interessante e proficua. Grazie per la vostra presenza e per la vostra attenzione. Buonasera, do un cordiale saluto a coloro che ci hanno invitato, Sua Eccellenza l'ambasciatore italiano a Berlino, Elio Menzione, e saluto anche il professor Aldo Venturelli, il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a Berlino. E do un caloroso benvenuto a tutti voi, ospiti di Berlino, per il nostro primo dialogo sull'architettura, uno a uno. Mi chiamo Brigitte Kochta e sono molto lieta di potervi dare il benvenuto a nome della presidenza della BDA e del curatorium della Galleria del BDA per questo avvio della rassegna di dialoghi architettonici di Berlino. Il BDA, la Confederazione degli Architetti Tedeschi, essendo l'associazione professionale degli architetti tedeschi, soprattutto aprendosi ai colleghi più impegnati in termini culturali, segue anche la finalità di aprire il dibattito sull'architettura sia con chiave culturale che anche politica, scegliendo una prospettiva non soltanto culturale, ma anche dando degli stimoli al dibattito sociale. Con questo lavoro, con questa cooperazione impegnatissima, sia il curatorium della Galleria BDA che anche gli altri responsabili hanno creato vari formati. Da un lato il formato dei distretti, dei bezirchi. Cerchiamo di focalizzare l'attenzione su un certo bezirk, un certo distretto della città di Berlino, dove i rappresentanti distrettuali e quelli del Senato di Berlino si scontrano, si dialogano. Poi abbiamo il formato 40-40, dove sul formato di una salvietta sia una constatazione di un architetto che di un altro rappresentante della vita pubblica si deve mettere un accento sulla situazione urbanistica di questa città. E poi abbiamo il formato uno a uno, una serie di dialoghi che vuole aprire lo sguardo fuori di Berlino con un dialogo sciolto, libero con un collega berlinese, abbinandolo con un architetto o una architetta italiana. Iniziamo questa rassegna l'11 marzo fino alla fine di giugno. Ci sarà un incontro mensile a cui vi invito già allora di tutto il mio cuore, però purtroppo non possiamo invitarvi all'ambasciata, bensì la Galleria del BDA nella Mommsenstraße 64. Dopo questa cooperazione con colleghi britannici e francesi, noi, i miei colleghi ed io stessa, Eike Becker e la signora Petra Vondenhoff, siamo molto lieti di poter cooperare con colleghi italiani. Il mio ringraziamento speciale va al direttore Venturelli come direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, nonché la signora Hamm e tutta la squadra dell'Istituto Italiano di Cultura che hanno sostenuto come partner questa serata e anche tutta la rassegna di dialoghi. Grazie a voi.
Iniziamo adesso questo dialogo. Ascoltiamo Cino Zucchi di Zucchi Architetti di Milano e lo invito a salire sul podio e saluto anche Matthias Sauerbruch. Di Sauerbruchhatten di Berlino, buonasera e benvenuti. Prima di iniziare con una breve presentazione di un progetto che ci dia uno sguardo all'opera dei nostri ospiti. Permettetemi di presentarvi brevemente. Gino Zucchi, dopo studi al MIT e al Politecnico di Milano, ha aperto il suo studio a Milano con il suo studio Zucchi Architetti. Lui ha progettato non solo realizzato e progettato tanti edifici, ma ha vinto anche innumerevoli concorsi e premi. Inoltre è attivo nell'insegnamento, insegna nelle accademie come al Politecnico di Milano e anche come professore all'Università di Harvard. Ha pubblicato vari libri, coorganizzatore della Triennale di Milano. Attualmente è anche curatore per il padiglione italiano della Biennale di quest'anno a Venezia. Mentre Matthias Sauerbruch ha aperto dopo i suoi studi alla UDK di Berlino e all'Architectural Association di Londra assieme alla sua partner Luisa Hatten, cui do un caloroso benvenuto in questo. Un primo studio a Londra nel 1993, anche a Berlino. Sauerbruch Hatton si contraddistinguono da un grande spettro di edifici di vario tipo, un linguaggio architettonico individuale che ha subito o molto presto anche conquistato fama internazionale. Molti edifici sono sorti da concorsi e sono stati premiati ripetutamente sia in Germania che all'estero. Anche Matthias Sauerbruch insegna prima alla AA di Londra, poi all'Università Tecnica di Berlino, all'Accademia delle Arti Figurative a Stoccarda e attualmente qui a Berlino alla Università delle Arti. Mi fermo qui e adesso vogliamo iniziare. Vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro un dialogo interessante. E cedo la parola ai nostri ospiti. Grazie. Sono molto felice di essere qua in compagnia di Matthias e per la Biglia. Avevamo cercato di parlare in inglese, ma abbiamo deciso per onore di dei due paesi di parlare io in italiano e lui in tedesco, vediamo come va questo dialogo. E ci siamo telefonati prima di venire qua e abbiamo pensato di parlare di un tema molto particolare e che lega in parte la ricerca dei due studi. Naturalmente questo è un tema anche in fondo molto profondo dell'architettura, per cui io romperò il ghiaccio facendo vedere alcune immagini, se può andare il proiettore, non parlando e non spiegando i progetti, proprio per lasciare spazio al dialogo, per cui prendetelo come un grande slideshow di pure immagini visive che però rappresentano in realtà una profondità. Infatti il tema che abbiamo concordato con Matthias è quello del corpo dell'architettura e invece quello della pelle. Questa ambivalenza, un'architettura che ha una sua pesantezza, un'esistenza corporea, però spesso è fruita in maniera visiva, attraverso gli occhi. No? C'era Riegel che diceva tattile e ottico, parlando della Spektrumene Kunstindustrie. Ok, vai. Spiegherò dopo io conosco poco il tedesco, ma sono andato a rispolverarmi Gottfried Semper, che è un teorico della seconda metà dell'Ottocento. E
Questa immagine di Petra descrive un problema dell'architettura, una sorta di conflitto tra forma e materia. L'architettura non è pura materia, ma è un tentativo di dar forma alla materia, ma la natura spesso vuole riportarla indietro. Si possono togliere un po' di luci, forse? E gli architetti hanno sempre cercato di trovare la forma perfetta in rapporto alla materia. Uno potrebbe prendere la National Gallery come il tentativo di trovare un nuovo linguaggio a partire, in questo caso, dai profili del ferro. Però negli stessi anni Miss Van der Rohe ha fatto anche la sede da Bacardi a Cuba e ha provato a fare la stessa cosa in cemento armato. C'è sempre un certo margine di libertà tra la materia e la forma che noi gli diamo, anche quando cerchiamo l'onestà costruttiva. C'era un architetto un po' sconosciuto di tanti anni fa, un po' conservatore tedesco, si chiama Paul Schmidt-Tenner, che parlava di gebäude Form, di forma costruita. La teoria di Schmidt-Tenner è che i motivi aulici del classicismo derivano in qualche modo da delle forme primarie. Vedeva il linguaggio classico e il linguaggio in generale dell'architettura come una forma ornata di un'origine del linguaggio costruttivo. Paul Schmidt-Tenner ha fatto un piccolo libro partendo dal tema, da stema, la casa, e si è posto, ha cercato come di trovare un linguaggio legato a tecnologie. In questo caso le assi di legno verticali che vanno separate da un corso orizzontale. Le assi di legno orizzontale dove il giunto verticale diventa una colonna. Il Fachwerk nella sua versione a mattoni e in tonaco. La casa in mattoni con le piattabande e i voltini e le lesene come colonne, la casa in intonaco riquadrato, dove i giunti dell'intonaco diventano una specie di frame, la casa in intonaco ancora più decorata, fino alla casa dipinta con gli ordini classici. Questa doppia natura dell'architettura, in un certo senso, come la luce ha la teoria corpuscolare e ondulatoria, così la natura è vista come corpo. In questo caso Choisy, che è un teorico della fine, cerca di fare una storia dell'architettura come storia dei principi costruttivi, come fosse la lotta dell'uomo contro la gravità, il tema di portare a terra il peso dell'architettura. Ma qualche anno prima Gottfried Semper ha scritto in Der Stil der Technischen und Technologischen Künsten e sostiene invece un'altra origine dell'architettura. Lui nega che tutti gli elementi dell'architettura derivano dalla tettonica, dalla costruzione. Per esempio fa vedere l'origine tessile di alcuni elementi e analizzando le capanne caraibiche e in tedesco Wand e Gewand, l'etimologia è questo, parla dell'atto primario dell'architettura come delimitare uno spazio. Dice che la costruzione è il secondo gesto dell'architetto. Il primo gesto dell'architetto non è erigere l'architettura, ma delimitare uno spazio, quasi come una tenda. Per cui la natura della pelle o la natura del corpo dell'architettura si sono sempre litigate nell'antichità. Ma qualsiasi elemento costruttivo, come il Fachwerk, tende a diventare decorativo. È difficile stabilire il confine tra quello che noi costruiamo e come noi percepiamo le cose visivamente. In questo caso, e vado veloce, faccio solo vedere delle immagini, in una casa in Olanda è come se avessi cercato tutte e due. Nel fronte principale la costruzione massiva in mattoni e invece nel fronte dietro, con un più umile zinc, un rivestimento, lo stesso corpo presenta come una mela mangiata due tonalità diverse, formale verso la strada e informale verso il giardino. Questo è il progetto per la Saleva, vado veloce, a Bolzano. È un progetto molto importante lungo l'autostrada. La Saleva fa mountaineering, per cui questa è la più grande palestra di roccia dell'Europa. E in questo caso il magazzino automatizzato è rivestito da questa pelle di metallo. È una specie di landmark dall'autostrada, è alla fine della zona industriale di Bolzano, ma
è l'edificio più alto di Bolzano in realtà, ma in alcuni momenti mi piace molto questa foto fatta da me, come il colore si mimetizza completamente nel colore grigio-azzurro del paesaggio. Savo e Booker Hutton hanno fatto tanti tanti anni fa la sede della Sedus, è il magazzino nella Foresta Nera, e 2-3 anni fa la Sedus, che è una ditta di sedie, di ufficio, ha fatto un piccolissimo concorso a Milano per fare una showroom a Milano, vicino a Milano. E l'area era completamente data, era un edificio largo 6 metri e lungo 45, per cui era completamente dato. E in realtà il logo della Sedus non è questo, ma è questo. Questo è un edificio che ha una sua specificità, è nella Foresta Nera, una specie di pixel. Però in qualche modo questo edificio era diventato l'immagine della Sedus. Per cui nel fare, noi non dovevamo copiare il loro edificio, abbiamo fatto una proposta e questa è stata la nostra proposta. Era un edificio tutto color argento, era d'alluminio, ma in realtà nel retro di queste lamelle erano colorate e questo è un rendering, ma fa vedere una sorta di riflessione. Cioè il colore non era sulla facciata principale, ma era sulla facciata, era dietro qua. Però per riflessione l'alluminio si colorava. Questa è la foto che ci ha fatto vincere il concorso, quando abbiamo presentato, questo è l'Eau de Plian, come dire, hanno detto, Zucchi ha capito tutto della Sedus, ha vinto. Ma ci sono le grandi foto istantanee, d'Oisenot, Robert Capa e Iwo Jima, sono dei grandi falsi storici. Tutte e tre queste foto sono costruite, sembrano spontanee. Per cui io, per fare quella foto, ho preso la mia segretaria, l'ho messa lì, ho detto, Finola, mettiti lì un attimo col libro della Sedus. Per cui il mistero dell'architettura, per arrivare alla naturalità, tu devi avere anche, come dire, spesso non c'è niente di più studiato che la naturalità. Vado veloce. Questo è un altro edificio per uffici, sempre giocato sul tema, in questo caso c'è un tema di energia, ma anche della pelle. Non parlo degli edifici, voglio solo parlare del tema della superficie. E questo edificio deriva un po' dall'altro, spesso la ricerca di un edificio rimbalza sull'altra. Questo è un concorso che abbiamo vinto per la sede della Lavazza, un progetto urbanisticamente molto interessante a Torino, Lavazza Caffè, che stiamo costruendo adesso. E anche qui potremmo dire che la pelle di un edificio ufficio cerca anche una sua urbanità, è come se fosse un edificio a uffici, ma vuole essere in città, per cui con i codici anche dell'urbano. Questo è un piccola facciata commerciale che abbiamo fatto per Benetton nella strada principale di Bruxelles, e il tentativo era di fare un edificio commerciale, ma anche questo avesse un certo grado di urbanità. Era una strada molto stretta, dove l'unico motivo è questo, come del piccolo aggetto, è come se sfruttando la profondità della superficie della strada stretta abbiamo cercato di fare un edificio. Una chiesa, un tema, una chiesa in periferia, in un quartiere molto duro, dove ha pietra, cemento, zinco e vetro. E l'addizione al museo esistente dell'automobile di Torino, un progetto molto difficile perché era un'addizione e una ristrutturazione, anche qui non spiego tutto il progetto, la parte nuova è questa, dove c'è abbiamo mantenuto la parte principale dell'edificio esistente, ma abbiamo quasi raddoppiato i metri quadri. Questa pelle unifica le parti dell'edificio esistente e contiene tutte le scale di sicurezza. All'interno c'è la corte esistente, è stata coperta, è stata ristrutturata, è diventata una specie di grande spazio per eventi. Il tema residenziale, cos'è un edificio urbano? Come si abita in città? È il rapporto tra la dimensione individuale della persona e la dimensione collettiva della città. Questo è un edificio appena finito a Milano, che ha due lati, uno molto urbano e uno invece molto aperto verso un giardino privato. Questa è la parte verso il giardino. Per cui anche qui tentare di coniugare la dimensione dell'intimità residenziale con questo schermo che invece dà unità
e si pone in relazione con la città, in una specie di sequenza di tessiture. E l'altro giorno ho fotografato, e questo è il riflesso dell'edificio ufficio esistente di Cisarpelli sull'edificio, per cui diciamo l'edificio è un corpo ma reagisce fenomenicamente con la città. Un edificio a Ravenna, nota per i mosaici, dove era un edificio così povero, in una zona così industriale, una casa popolare molto dura, diciamo, abbiamo pensato di come articolarne la scala attraverso il puro colore dell'intonaco. Non avevamo soldi. L'edificio più olandese che ho fatto su questo Docklands, praticamente quasi solo fatto di colore d'intonaco. Vado veloce, questi sono edifici che abbiamo appena completato a Bologna. In questo caso questo mischiamo sempre, laddove possibile, edilizia più ricca, edilizia social housing, per cui ci sono questa a mattoni e elementi, questo diciamo è uno standard più alto di costruzione, questo è solo intonaco, diciamo è l'edilizia sociale vicino all'edilizia libera. Anche qua c'è un tentativo di coniugare la dimensione personale e anche il tentativo di fare uno spazio aperto, con, cercando di dare dignità anche alle case più povere. Un piano Helsinki, un master plan, dove ci hanno chiesto di fare il piano generale, ma anche di fare un sample buildings, e c'è tutto il tema, sono andato a prendere questo progetto di Joseph Frank, che è un architetto austriaco, poi scappato in Svezia, per il tema storico di, diciamo, di come anche la pelle di un edificio può diventare texture. In realtà questo è un tappeto che avevo progettato per Castel, per cui nel momento che loro ci hanno chiesto di dare un saggio su come potevano venire gli edifici, abbiamo cercato di dimostrare, sono edifici che hanno case ai piani sopra e uffici ai piani sotto, di come ci può essere anche una varietà in un complesso così denso. Ma ho capito che il vero progetto era non tanto quello degli edifici, ma dello spazio aperto. E ho pensato che dall'Italia, se andavo fino in Finlandia, potevamo portare un po' le torri di San Gimignano, ma soprattutto lo spazio aperto, se c'è un piatto nazionale dell'Italia e questa capacità di avere lo spazio aperto molto intimo, molto che abbraccia le cose. Tornando a Milano per finire, Milano è piena di questi edifici degli anni dai 30 alla ricostruzione del dopoguerra. C'è una specie di lessico comune delle case, e nel momento che oggi andiamo su alte densità anche per ragioni ecologiche, il problema è come dare la scala agli edifici tenendo insieme edifici ma anche cercando un rapporto sempre con la città. E a me preoccupa molto il tema di come un edificio tocca la città. Queste sono social housing per la... E finisco con due progetti, il Portello, che è un progetto anche qui misto di social housing e di case a più alto livello, dove diciamo il colore e la profondità della superficie ancora vuole mediare tra la dimensione individuale e quella della scala della città, creando degli spazi abitabili, una specie di facciata porosa. Quasi finito. Anche qui case ricche e case povere, però anche qui trovo che lo spazio aperto sia il tema principale oggi del disegno urbano. È molto importante progettare cosa sta al suolo edificio. E quando vado fuori dall'Italia, non so perché mi associano a questo progetto, il progetto della Jungans di tanti anni fa, dove ho avuto l'occasione stranissima di fare un pezzo di Venezia. Venezia è questo, ma anche questo, ristrutturando degli edifici, facendo degli edifici nuovi, scavando dei canali, e noi non ci sentiamo quasi, non è quasi possibile per un architetto moderno toccare Venezia, e Venezia ha rifiutato molti architetti moderni. Questa è una casa popolare, economicissima, è la cosa più vicina che abbiamo potuto fare rispetto ai regolamenti edilizi oggi. Come fare una casa a Venezia? Prendere un foglio di carta da macellaio, mettere sul giradischi il disco di Fabrizio De André, Tutti morimmo a stento, pensare al primo amore, piangere un po', disegnare le finestre dove sono cadute le lacrime. Simple as that.
Cosa abbiamo cercato di fare? Un edificio che in qualche modo, chiudendo un po' gli occhi, potesse confondersi, ma anche rivelasse di essere un edificio contemporaneo. E per finire il giro un po' lungo, ho ritrovato un'altra frase di Gottfried Semper, che la traduco in italiano io. La tettonica è un'arte che trova il suo modello in natura, non nelle sue manifestazioni concrete, ma in conformità con le sue leggi, sulla base di quali le regole esiste, crea e ci appare, noi che viviamo in essa, l'incarnazione della perfezione e razionalità. Il campo della quest'arte è il mondo dei fenomeni. Il suo lavoro esiste nello spazio e si manifesta ai nostri occhi come corpi attraverso la forma e il colore. Ho sottolineato questo perché il lavoro della tettonica sta nello spazio e ha un corpo, ma si manifesta ai nostri occhi attraverso la forma e il colore, in questo dilemma. Per cui la tettonica, la vera arte cosmica, la parola cosmo in greco è sia l'ordine universale, l'ornamento, cosmetica, la parola cosmetica deriva da cosmos. E per finire, e passando la parola a Mattias, praticamente ho trovato questa mappa dell'Europa che rappresenta come la città. Noi siamo la Pride Side, qui c'è il Dean, il City Center è forse un po' più spostato per la cosa, gli Abba, di così. Io penso che questa è la condizione che ci sentiamo. In confort in Europa, abbastanza vicini a sentirsi con una grande città e abbastanza differente di vivere in diversi quartieri. Scusate per la lunghezza e passo la parola a Mattias. Grazie tante. Ecco la brevissima sintesi di una piccola introduzione. Dovremmo invitare Cino Zucchi ad una relazione normale di una lunga durata, così possiamo sentirlo più a lungo. Cedo la parola a Mattias Sauerbruch e spero che anche lui sia altrettanto conciso e breve come Cino Zucchi. Cino, è meraviglioso il fatto che possiamo dialogare, però tu hai anticipato tutto ciò che volevo dire io. Conosci Laurie Anderson, il famoso detto Languages of Virus from Outer Space. Ci saranno sicuramente tante occasioni per malintesi tra te e me. Ripeterò ciò che tu hai detto in tedesco, con un suono un po' diverso forse. Noi ci siamo accordati che vogliamo parlare del corpo e della pelle. Tanti altri argomenti che ci occupano voglio risparmiare per un'altra volta. Ho anche io collezionato alcuni pochi progetti come esempi per certe osservazioni, per certe esperienze. Io parlo non solo a nome di me e di Louise Hutton, ma a nome di tutto lo studio Sauerbruch Hutton. Molte cose sono frutto di un lavoro di squadra. Alcuni di voi conosceranno questi progetti e si annoieranno, altri invece non li conoscono adesso, allora. E quindi cerco di fare un bel misto tra ripetizione e prima spiegazione. Ecco, il nostro primo grande progetto negli anni 90 o negli anni 80, la sede centrale della GSW direttamente al Checkpoint Charlie. Questi due aspetti, il corpo e la pelle, sono due approcci totalmente diversi o opposti. Da un lato abbiamo il corpo, cioè la massa, il volume dell'edificio. Noi lo abbiamo usato come un fattore di reintegrazione, la reintegrazione urbanistica di un edificio moderno in un contesto storico. Ciò che vedete qui è un edificio esistente che esisteva già. Era stato costruito negli anni 50 in un estremo contrasto con il contesto storico. Ecco il nostro tentativo di creare una specie di reintegrazione con lo smussamento di certi spigoli.
In analogia, ecco la struttura di blocco della città della rete urbana barocca, distrutta durante la guerra, poi l'alto edificio degli anni 50, e qui anche il nostro tentativo di smussare un po' queste angolature e questo, di smussare un po' questo forte contrasto, creando una specie di composizione integrale per permettere una reintegrazione del nuovo nell'antico. Il secondo aspetto era direttamente al muro di Berlino. Allora era appena iniziata la riunificazione della città. Il compito era anche quello di riconciliare le due parti della città che si dialogavano soltanto in toni aspri attraverso il muro. Questa massa voleva una specie di riduzione, volevamo creare una specie di corrispondenza tra le due parti, cioè con gli edifici della parte est, cioè in verità era la parte nord. Ecco, ecco la idea di base sul corpo. Naturalmente questi corpi sono funzionali, sono sede di uffici, le dimensioni, le masse di questi corpi si devono prestare in modo idoneo alla loro funzionalità. Dall'altro lato, invece, ciò che ci stava a cuore era la reintegrazione urbanistica. Per quanto riguarda la pelle è per così dire un elemento di performance. Come può respirare un edificio? L'aria esterna, come può entrare all'interno dell'edificio? Ci sono 20 movimenti di aria sotto pressione. Come possiamo utilizzare questo flusso d'aria per una ventilazione naturale? Ecco, questa facciata, questa sezione, una facciata di una anteposta di un metro di intercappedine, questa facciata che ha anche una struttura lamellare per proteggere contro il sole, ma che convoglia anche i flussi d'aria. Quindi un nuovo approccio tecnologico a questa struttura. Basandoci su questa idea di base, abbiamo anche studiato il trattamento del bisogno energetico, la sostenibilità, che era un problema tecnologico, riflessioni tecnologiche che sono sfociate anche in riflessioni estetiche, come un prodotto secondario. Ha a che fare con la cinetica, con gli edifici, con le strutture come quadri dipinti, per così dire, ma ha a che fare anche con l'atmosfera. Questo prodotto secondario è qualcosa che abbiamo coltivato. Similmente a Cino abbiamo questo studio continuato per 20 anni con una varietà di materiali, di soluzioni e di applicazioni, ma è sempre un misto tra la funzionalità o le considerazioni funzionali della facciata, cioè che cosa deve servire, a che cosa deve servire la facciata, l'integrazione tra il clima interno e l'ambiente urbanistico. Qui un problema culturale, il parallelismo tra la forma storica e moderna, un tentativo di riavvicinarci a queste facciate storiche di Ginevra degli primi anni del Novecento, per portare anche ad una riconoscibilità anche il movimento. Noi viviamo in città altamente mobili, dove anche l'architettura si percepisce nel movimento. Di conseguenza abbiamo studiato spesso edifici che cambiano a seconda del tipo di movimento, a seconda del flusso di traffico, si creano nuove impressioni. Corporate identity, i tedeschi tra di voi conosceranno questa immagine, ne hanno avuto abbastanza, non lo vogliono più vedere nei giornali. Ecco, questo, in questo caso non è soltanto un prodotto secondario, no, è stato un compito
ben preciso di lavorare con i colori del club automobilistico ADAC, traducendolo nel linguaggio architettonico, e si crea qualcosa di la tettonica nuova. Cino lo ha menzionato, Gottfried Semper è già stato introdotto da lui. Noi all'interno dello studio utilizziamo il concetto, la tectonica, la testonica per così dire, è un tessile, il riferimento alla tessitura della facciata, la tessitura della facciata, ma anche un riferimento al testo, cioè il linguaggio composto, un edificio di Parigi che nella sua forma riflette un questa architettura residenziale, dall'altro lato c'è l'autostrada, la dimensione è ben altra, ma con tutto questo trattamento della superficie crea una specie di assenza di gravità, una superficie quasi tessile. E questa è la nostra idea. Questo ve lo faccio vedere in onore del nostro ospite, ecco. Il nostro progetto a Mestre sulla terraferma, il museo del XX secolo. Partendo da questa domanda del corpo e della pelle, non è cambiato un granché rispetto ai nostri primi tentativi. Di nuovo abbiamo questo compito di lavorare con questi corpi che inseriamo in questo piccolo quartiere museale. Ecco la piazza di Mestre, dobbiamo disegnare questi spazi urbani creando questi spigoli, queste angolature, una reinterpretazione o una rivitalizzazione di un quartiere e dall'altro lato nel contempo un tentativo non di creare un corporate identity ma un urban identity, l'identità urbanistica di una città che era piuttosto in sgretolamento, volevamo ricostruire, riprendere questo slancio iniziale per rendere percepibile questa identità con una nuova concezione della funzionalità dell'utilizzo che cerca di riabbinare tutti i piccoli artigiani, tutti questi piccoli negozi per creare una specie di centro urbano. In conclusione, uno sviluppo negli ultimi anni, e l'ho già detto, per più di 20 anni abbiamo sperimentato con tanti materiali costruttivi, con tante interpretazioni. Ecco una casa a Monaco, compiuto nell'anno scorso, dove questo compito di integrazione non esisteva, perché è una costruzione a sé stante, una villa autonoma, proprio invece direttamente al giardino inglese. Qui non si trattava di ricomporre o di reintegrare uno spazio esistente, però è un oggetto. Però abbiamo il lato frontale che deve guardare una specie di frontalità, una specie di atmosfera quasi classicistica con questa chiara struttura verticale ed orizzontale. Ma dietro questa facciata classica esiste una compagine quasi sculturale, assai movimentata di spazi, il che si spiega con la funzione di questa casa che deve servire anche come una specie di museo privato per il proprietario. Ecco questa tensione tra la struttura quasi classica della facciata esterna e questa forma interna piuttosto inusuale. Questo contrasto lo si riconosce solo quando si entra nel giardino, cioè nel fronte posteriore della casa, dove si svitano, per così dire, le varie parti. Abbiamo coperto la facciata con una specie di tessitura, una pelle di muratura, e la pelle esterna per noi è una specie di tessitura, una tessitura quasi tattile, una superficie che quasi sembra essere come un tessile che copre un corpo umano.
umano, integrando i vari volumi che sono dentro questa struttura dell'edificio. Ecco un'idea che abbiamo sviluppato già 6 anni fa, prima della precedente biennale. Abbiamo voluto esprimere questa idea di base con questo modello. È un progetto di Sheffield, in Inghilterra. È il tentativo di applicare questa idea di una espressione quasi tessile di un edificio costruito. Il modello è, per noi le superfici sono come vestiti, vestiti che ci proteggono, che ci riscaldano, che ci rappresentano, però che ci danno una certa impronta, che coniugano anche due personalità diverse. Incontrando altre persone mi vesto diversamente a seconda dell'occasione. Per una serata in una galleria mi vesto diversamente dall'ufficio, cioè i miei vestiti non mi riscaldano soltanto, non mi proteggono soltanto, non mi rafforzano nella mia autorappresentazione, ma lasciano anche un messaggio agli altri. Queste occasioni urbane cerchiamo di ricollegarle con le nostre facciate. Mi fermo qui per ascoltare un po' Gino come reagisce. Grazie tante. Facciamo così, i due signori continueranno a parlare dei loro progetti, del loro lavoro. In circa 30 o 40 minuti inauguriamo il dibattito col pubblico. E adesso cedo la parola ai nostri due interlocutori, a voi due. Io trovo che il blind date, come si dice, il date tra noi e Sabo Booker Hatton è molto interessante, perché esistono alcuni temi propri del problema e uno li risolve secondo la propria sensibilità. Per esempio, Mattias ha sollevato il tema della pelle, come le funzioni di una pelle, come un vestito. Oggi i vestiti sono sempre più stratificati, no? C'è una funzione impermeabile, però bisogna respirare, la funzione isolante e la funzione anche comunicativa. Una grande differenza, secondo me, di un architetto oggi rispetto a un architetto di 100-200 anni fa è anche il fatto, diciamo, che noi oggi assembliamo prodotti industriali. Cioè un architetto una volta andava a scegliersi il materiale nella cava, era una specie di spaccapietre. Man mano, anche solo 50 anni fa, i maestri del moderno erano, comparati a noi, degli artigiani, no? Cioè avevano sognato il grattacielo di Miss, quello dove c'è la stazione di così, e oggi noi possiamo fare con la tecnologia di oggi quello che Miss ha sognato nel grattacielo di vetro. Miss parla della riflessione del vetro, fa due versioni, una a punta, a triangolo, e una a curva, e nel testo parla della fenomenologia del vetro, che non è più luce e ombra, ma è sulla riflessione su se stesso. C'è questa pianta che fa così. Oggi il silicone strutturale rende possibile una cosa che Miss ancora non poteva fare. Nell'altro senso, noi oggi assembliamo pezzi di industria, non li certifichiamo più noi. Siamo come un po' nella musica dei disc jockey, dei producer, no? Cioè, forse la prima età del moderno voleva rifondare, fare il grado zero. Noi oggi, dopo Andy Warhol, siamo la seconda generazione del moderno, dove accettiamo, nel frattempo il linguaggio moderno è diventato anche comune, ha perso anche la carica rivoluzionaria che aveva nella Berlino degli anni 20, no?
Per cui è diventato come un vestito, proprio qualcosa con cui siamo tranquilli e in questo senso siamo moderni di seconda generazione. Questa è una situazione molto interessante. Forse ci manca la radicalità, diciamo, dell'albore del moderno. Siamo come, mi verrebbe dire in Italia, Baldassare Peruzzi rispetto a Raffaello, del manieristi. A me piace più il manierismo che il Rinascimento. Il manierismo è spesso usato in termini negativi, la parola manierismo, ma in realtà il manierismo vuol dire la coscienza del codice, la conoscenza delle regole della comunicazione e la capacità anche un po' di manipolarlo, sempre con una freschezza sul tema. Evidentemente non deve diventare un fatto puramente linguistico. Oggi gli edifici, come parlava Mattias, hanno il tema della performance. Per esempio il tema ambientale è uno dei grandi temi che la nostra coscienza oggi è diversa da quella di 30 anni fa, del risparmio energetico. C'era un libro di Rainer Banham, si chiama The Architecture of the Well-Tempered Environment. È un'altra storia. C'è la storia delle tecniche costruttive, ma c'è tutta la storia dell'edificio come la capacità di delimitare uno spazio climaticamente, diciamo, protettivo, ma oggi che si riapre verso la natura, no? Rispetto al condizionamento, al petrolio, sia per ragioni energetiche, ma sia anche per ragioni. Per cui oggi la differenza è tra icon e environment, in un certo senso, no? Forse la sensibilità contemporanea produce anche delle figure, produce delle costruzioni, ma produce un ambiente. Forse questa generazione, il concetto di ambiente è un concetto, è un modo diverso di vedere gli edifici, anche rispetto alla città. Io non sono sicuro se noi siamo la seconda generazione. I Smith si sono autodefiniti come la terza generazione. Potrebbero essere i nostri nonni. Io credo che noi siamo la seconda generazione dei postmodernisti. Quando io facevo lo studente, qui a Berlino avevamo l'università e l'atmosfera di tutta la città era nel ferreo attacco degli anni 68, la rivoluzione. Però i 68 erano così anziani che noi eravamo già andati avanti. Il fronte primario dei 68 avevano già cambiato rotta. Alcuni erano rimasti nelle cattedre universitarie. Loro mantenevano ancora la dottrina pura del modernismo. Hanno cercato di instillarci questa dottrina. Per noi studenti universitari, il postmodernismo era una grandissima liberazione. Architettura può essere anche divertente. Non deve essere sempre al servizio del sociale. Non deve sempre essere al servizio della funzionalità. No, può essere divertente, può essere un diletto anche, può essere anche piacevole passare del tempo dentro l'architettura. Quindi la prima reazione acritica verso il postmodernismo si è trasformata in un distacco rispetto al postmodernismo. Quando il postmodernismo si stava in un certo manierismo, Venturi, Graves e via di Robert Stern e tutti quanti, tutto sembrava possibile, storico, astorico, pop, tutto si mescolava fino ad un punto dove diciamo attenzione, ci vuole anche un punto fermo. Ecco il momento che è raggiunto dove noi ci siamo riferiti di nuovo al primo modernismo. Questa domanda del clima è una domanda di lunghissima portata. Non si tratta soltanto della luce del sole, del tempo che fa. Rainer Petermann, ciò che lui chiamava il well-tempered environment, è la domanda del consumo energetico, della funzionalità di una casa come macchina. Abbiamo bisogno delle macchine? O possono funzionare le case anche senza macchine? L'architettura può contribuire ad abbassare il consumo energetico di una casa? Ecco il nostro primo attacco. Ciò che ci ha entusiasmato
Nel contempo avevamo nel bagaglio questo atto liberatorio del postmodernismo. Noi negli tardi anni 70-80, naturalmente questo slancio, questo entusiasmo era una forza enorme che ci ha sostenuto, che ci ha anche spinto avanti. Però oggi siamo abbastanza felici di essere arrivati ad un punto. Tu lo dici, le possibilità tecnologiche sono innumerevoli, non grazie soltanto al silicone, al vetro, anche la produzione computerizzata, anche il design computerizzato. Il vocabolario formale sembra essere illimitato. Naturalmente si pone la domanda: dove sono i limiti? Fino a che punto possiamo andare? Quali sono le scale di orientamento? E siamo abbastanza contenti di essere a questo punto dove abbiamo l'equilibrio tra la disciplina e la libertà, la disciplina della soluzione tecnologica, anche le costrizioni budgetarie, dove è dall'altro lato questa sensazione di libertà, di apertura, sia nei confronti dei inquilini che della città. Volevo fare una domanda. Maybe you should speak in English, actually, it's easier. Sempre facendo un paragone musicale. Okay. Prima hai citato Laurie Anderson. E potremmo dire che ci sono tanti generi musicali oggi, ma uno è anche quello un po' Philip Glass, cioè di un po' carpet music in un certo senso, cioè di generare delle figure. Se noi compariamo l'icona alla melodia, esistono poi tanti musicisti che creano degli intrecci sonori, no? E cioè, la storia architettura musica è molto lunga e forse anche in parte sbagliata, no? I continui, però certamente nella teoria antica l'architettura e la musica sono considerate arti non direttamente imitative della natura, non hanno il modello diretto della natura, ma solo nel senso proprio che c'è la pittura o la scultura classica. Per cui la parte, diciamo, la matematica della musica e la matematica dell'architettura sono diverse, però sono una bellezza intrinseca che non cercano la figura direttamente. Allora io colgo in questa vostra variazione cromatica, non hai fatto vedere un bellissimo edificio che avete fatto a Milano, è uno dei più belli edifici in questo momento a Milano, che ha un grande valore urbano, come quello di Mestre, e porta le persone dentro, cioè c'è anche un elemento di concavità, no? Il moderno spesso tendeva al pavillon, al pavillonar, dall'interno verso l'esterno. Io sento nei vostri edifici sempre una grandissima capacità sia planimetrica di avere questa concavità della città, e sia anche su questo tema testurale, cioè riconosce che la facciata di un edificio non è solo l'espressione della funzione, ma è anche lo sfondo della scena urbana. In questo senso potremmo dire che non siete postmoderni nel linguaggio, ma in quel momento c'è stata una comprensione anche del tema della città, no? Anche l'esperienza dell'IBA Berlino è molto complicata di cui parlare. Ci sono stati gli eccessi linguistici, però c'è stata una grande riflessione su cos'era la Berlino originaria, quella dopo la guerra, la città arcipelago. Questo tema anche di Berlino come città che ha strutturazioni urbane come delle isole molto fatte, ma tra una e l'altra c'è anche il landscape, cioè una certa frammentazione di Berlino contiene sia la densità urbana, ma sia anche i punti dove le cose non vanno più insieme, sono anche le occasioni progettuali. Voi avete lavorato anche per interstizi dal primo edificio che avete fatto, per correzione, non sulla tabula rasa, è come la correzione di una città. E correggendo una città uno porta la sensibilità, ma deve anche saperla leggere. Per cui c'è una grandissima sensibilità urbana, in un certo senso non funzionalista nei termini del primo moderno, no? Proprio che partiva solo dal programma.
per cui la capacità di articolare un programma rispetto invece a una circostanza, no? No? Quell'elemento generalizzante del moderno aveva un valore di carica forte, ma talvolta era un po' anche troppo duro, no? Noi sappiamo, abbiamo un metodo forte ereditato al moderno, però anche sappiamo articolarlo rispetto a delle circostanze locali. Spesso l'incidente locale diventa anche un tema interessante. Io leggo molto la scrittura. Sul tema della texture, no? Che è questo qui. Senza andare direttamente nel rapporto con le altre arti, è interessante forse il concetto di ambiente legato anche in termini figurativi, come c'è ambient music. Brian Eno forse aveva fatto Music for Airports, no? Cioè questo tema della serialità nella musica e anche della campionatura, per esempio campionando la musica e generando, noi siamo un po', questo è un po' disc jockey, un po' post produttori. Allora io sono molto affascinato vi ritengo raffinatezza di colori, quello lì a Milano ogni tanto vado a vedermelo, a copiare i colori quasi, no? Perché è una specie di palette infinita di colori molto sofisticati, si vedevano anche in quelli di Mestre. E questa capacità di essere sfondo, no? O figure sfondo, è come una specie di oscillazione quando l'architettura deve essere iconica e quando invece deve diventare il backdrop della vita. Molto interessante forse, no? Questa. E forse i mezzi del colore, non solo del colore, tessitura, diventano anche questa capacità ambientale di interpretare la città come ambiente e non come serie di oggetti. È una specie di domanda, commento alla tua architettura, alla vostra architettura. Io lo trovo interessante che tu menzioni questa correzione o riparazione della città, come diciamo in Germania. Il trattamento postmoderno della città, cioè il tentativo di correggere o di riparare i danni della guerra e come sai Berlino è stata influenzata molto da autori italiani, Aldo Rossi in primis, l'architettura della città e la maniera in cui fu fatto questo a Berlino per lunghi anni era un tentativo molto esplicito di riprendere le tipologie del 800 e del 700, cioè di continuare questa tipologia storica. Ciò che fai tu, e io vorrei saperne di più, se tu ne puoi parlare, è che in sostanza con i tuoi mezzi, cioè con i mezzi della scultura, con il linguaggio del moderno, o con la lingua della contemporaneità cerchi di continuare il tessuto urbano, questo disegno per la Levazza o questo disegno per Ferrari. Noi due abbiamo partecipato, non abbiamo vinto il concorso, anche Bocconi, anche noi due non abbiamo vinto il concorso. Comunque, io vorrei sapere di più. In questo contesto mi interessa anche la domanda, il tuo contributo per l'ultima biennale sono questi copycats. Tu avevi uno stand, uno spazio, un'installazione, se non vado errato mi puoi correggere se sbaglio, la tua intenzione era di dire l'architettura o la cultura, la città nasce solo con la ripetizione continua, con una ripetizione, una copiatura approssimativa, una ripetizione di modelli, di propri modelli, di modelli rinvenuti. L'habitat urbano si crea, secondo te, o l'abitabilità della città dipende da questa qualità della ripetizione e variazione, quasi la stessa cosa, però sempre un po' diversamente. E mi sembra come se tu volessi attuare nei tuoi progetti urbanistici, come se tu volessi adoperare questa concezione. Condividi? Mi sgridano perché faccio troppe citazioni. Provo a fare l'ultima citazione.
Mentre parlavi, mi viene in mente una frase molto bella di Adolf Bene, che ha scritto Der moderne Zweckbau del 27. Dice Adolf Bene: il funzionalista cerca l'adesione più precisa possibile alla funzione concreta di quel specifico edificio. Il razionalista cerca la soluzione più generale, fa una distinzione tra funzionalisti e razionalisti. Come il funzionalista è ad hoc, il razionalista cerca mettere nell'edificio alcuni criteri che possono anche sopravvivere, per esempio, la funzione. E poi dice una cosa interessante, dice: l'uomo isolato nella natura non ha bisogno di forma. La forma nasce con l'instaurarsi dei rapporti umani. Cioè, Adolf Bene vede la forma come momento di comunicazione. Io penso che il primo movimento moderno avesse un grandissimo impegno verso anche il sociale, però cercava di fare l'uomo nuovo. Penso ai casi più radicali, no? In Russia, il narconfin di Ginzburg, il tema di fare l'uomo nuovo. In questo, nel rifiuto degli stili storici, ha dimenticato l'elemento sociale come convenzione. No, noi abbiamo una giacca blu, non so come dire, c'è qualcosa che per comunicare con gli altri ha bisogno di alcuni codici. Per cui potremmo dire che quel postmoderno, Aldo Rossi, ma anche in cui siamo andati a riscoprire una sorta di moderno gentile minore che era visto. A Berlino ci sono i fratelli Lukács, non so come, anche il Pölzig meno espressionista. Io sono sempre stato affascinato. Per me la Siedlungen più bella di Berlino è Berlino Britz di Bruno Taut, perché l'Ufeisen e il Fuso non sono funzionalisti. Ha creato un luogo, cioè in fondo è barocco per certi. Il luogo più forte di Bruno Taut è quello che non è derivato dalla ripetizione della cellula. In questo senso io penso che la nostra, a me non piace parlare di generazioni, ha riscoperto la capacità di un altro moderno di avere anche la capacità di stare insieme, non so come dire, non solo come impegno sociale, ma come costruzione collettiva a città. È un moderno più gentile. Anche Friedrichstadt, in fondo, è stata costruita su dei principi, si cerca un'architettura moderna, ma che ha un codice, dove i singoli edifici sono capaci di stare insieme, no? E questo, il codice, è parzialmente anche convenzionale. Tornando a Copycat, io stavo dicendo che in fondo i motori della forma sono la volontà di distinguersi e di innovare, ma anche la nostra capacità di fare cosa fanno gli altri. Quando uno apre un bar è invidioso del barista vicino, per cui dice alla moglie: facciamo un bar anche noi, no? E questo ha creato le città, questo quasi uguale, questa ripetizione è quello che crea una città fatta tutti di pezzi unici, non sarebbe una città. Io non vedo una città tutta decostruzionista, no? Tutta di Copimmeblau. Io penso che non ci sarebbe. La città ha anche la capacità di tenere a bada i nostri istinti, l'espressione. A Venezia era un tema molto difficile, perché un architetto Venezia non può affermare la propria individualità, per legge, ma anche forse non lo può fare come codice sociale, no? Come lavora un po' sugli interstizi della comunicazione. Venezia è un caso interessante dal mio punto di vista. Venezia è un po' in un processo di cambio per la prima volta dopo, io direi, quasi 50 o 70 anni. A Venezia si crea qualcosa come architettura contemporanea. Come sai, ci sono alcuni progetti che si avviano a lasciare una impronta molto forte di sé, autoconcentrato, Punta della Dogana, Palazzo Grassi. Loro sono molto riservati, ma il piccolo teatrino accanto al Palazzo Grassi di Tadao Anto è un'architettura molto sicura di sé,
Poi abbiamo anche il fondaco dei tedeschi, l'ex edificio delle poste, che viene ristrutturato dai Tricola e che sarà un centro commerciale molto impressionante della Benetton. Quindi ciò che il mondo dell'architettura e soprattutto il mondo degli immobili spinge avanti, cioè c'è una certa compulsione, una certa necessità di essere originale, di avere questo unique selling point, di mettersi a confronto. La comunicazione di questo fattore, l'unicità, la singolarità riflette anche la dimensione individuale. Tutto il discorso, sia il discorso commerciale che anche il discorso accademico, si attua attraverso i mezzi visivi. Come noi abbiamo guardato i quadri, abbiamo guardato non edifici concreti, abbiamo guardato soltanto le immagini. Quindi la valutazione della dimensione spaziale dell'architettura si fa spesso sulla base di immagini bidimensionali. Quindi questo tentativo di sopraffare l'altro, di superare l'altro, rispecchia anche lo spettacolo visivo. La tua tesi per il copycat, io vorrei saperlo, la tua tesi è che questa ripetizione, questo tentativo di superare l'uno l'altro, si crea alla fine una specie di convenzione, una specie di uniformità. È questa la tua tesi? No, è... Diciamo che se noi guardiamo la... Allora, adesso non voglio... potremmo dire che prima del... nel Medioevo o nelle civiltà più antiche l'artista aveva meno individualità, i codici erano molto più forti. Potremmo dire che lavorava più per pattern, per schemi formali collettivi, no? Era meno vissuto come noi non conosciamo pochi nomi degli autori delle grandi cattedrali gotiche, non erano vissuti come autori, no? Sono dimenticati i loro nomi. Prima nel Rinascimento e poi nel Romanticismo l'artista si libera sempre di più e anche il soggetto diventa un tema suo, no? E una volta uno dipingeva un quadro religioso oppure per sposarsi tra i re il ritratto di qualcuno. Per cui vuol dire che il tema dell'affrancamento dell'artista dal mandato sociale è nella storia dell'arte. Il problema è che tu più sei libero di esprimere te stesso, più puoi essere anche ermetico, nel senso l'altro non è obbligato a capirti. Molte opere d'arte contemporanee hanno dei titoli, devono avere le spiegazioni sotto. Quando uno va alla Biennale di Venezia, leggo le torri di Kiefer sono quella bicocca, no, sono fatte sulle Pleiadi. Spesso non c'è un elemento convenzionale che, mentre nell'arte antica uno che conosceva la Bibbia o le favole di Fedro capiva i quadri, per esempio il soggetto dei quadri. Per cui noi oggi siamo più liberi e più soli. Nelle altre arti, questo problema, io non sono obbligato di sentire la musica che sente lei o tu, potremmo dire nelle compilation dei nostri iPod, ognuno può sentire quello che vuole, perché è un fatto privato. L'architettura è in un luogo pubblico, per cui l'architettura ha cercato di inseguire le altre arti nel carattere forte, diciamo, però avendo un elemento comune, dovendo avere a che fare con il gusto degli altri, non può completamente liberarsi da questa pesantezza fisica, da questa durata nel tempo e da questa fissaggio una città. Noi possiamo buttare via un libro, un vecchio disco, un reminder. Questo è il pregio e il difetto dell'architettura. Io penso che lavorare su questa pesantezza
su questo carattere di sharing e su questo elemento, per esempio, di non di obsolescenza lunga, perché costa tanto l'architettura, per cui deve sopravvivere anche a funzione, è un materiale proprio dell'architettura, non in forma assoluta, che la distingue dalle altre arti, senza diventare convenzionali, perché l'altra parte c'è. Oggi c'è molto vintage, scherzo un po', ma per me la torre di Kolov, a me piace molto questa torre, no? Io ci vedo molto, io sento Kolov come un misto di Chicago e di Pölzig, perché c'è anche molto Pölzig, la Rundfunkhaus, e anche di, c'è quell'elemento di conosciuto, quasi di retro coloro, che è molto affascinante, un po' vintage. A me una volta mi hanno detto, Cino Zucchi è un architetto un po' vintage, una che lavorava da me, ho detto vintage, poi ho detto però è interessante questo tema come della memoria, e se tu la usi troppo dai una risposta scontata, le good of things, no? Come Manufactum, c'è questo negozio in Germania che è il negozio di Kolov in un certo senso, no? Come il mondo prima dei cinesi. No, le cose che faceva la nonna, l'apple pie, no? Le cose fatte bene, così. Oggi viviamo in un mondo molto diverso. Ultima cosa, io qui ho una Lumix della Panasonic, no? Non ce l'ho qua. Una volta mi sono confrontato con Quintus Miller di Miller e Maranta, che è uno svizzero, non è tedesco, e lui ha detto, Cino Zucchi, noi dobbiamo combattere insieme per la qualità delle cose. Ho detto, sì, hai ragione tu Quintus, ma voi in Svizzera potete farlo davvero, perché il vostro cliente vuole quella qualità. Dimmi quanto costa il tuo ultimo edificio a metro quadro. E lui ha detto, 9.000 euro al metro quadro, una villa per un ricco zurighese. E ho detto, vedi, tu hai la Leica, io c'ho la Lumix. In realtà, tecnicamente, ho chiesto a un commerciante, non c'è nessuna differenza del sensore, dell'obiettivo. Tu paghi 100 euro in più per avere ancora la guaina di cuoio e il marchio Leica. È paradossale che a me piace da pazzi la Leica, ma non è più la Leica tedesca, è la Leica tedesca comprata da Panasonic, che fa il branding Leica per quelli che vogliono la cover di cuoio. Per cui questa Urprinzip, questa originalità non esiste più veramente. Noi oggi viviamo in un mondo contaminato, per cui abbiamo un desiderio di solidità, delle cose fatte bene, ma viviamo in un mondo che anche il falso, il vero è più ricco che il falso. Per avere le cose vere dobbiamo pagare di più oggi, perché il falso è fatto. Allora dico, questa complessità del mondo è quello che ci differenzia dai padri del moderno, dalle cose antiche. Siamo tutti dove l'opzione delle cose vecchie è un'opzione tra le altre, non è l'unica possibile, non so come spiegare, cioè noi possiamo anche avere quella solidità, anche a me affascina molto quell'architettura di pietra. Milano, una volta proprio Kolov è venuto a Milano, ha detto voglio andare a vedere Muzio Portaluppi, era affascinato da questa architettura milanese, bella, solida, del Novecento milanese, no? Però alla fine siamo dentro anche in un mondo, per esempio il tema della globalizzazione, anche in senso formale, quell'architettura signature che dicevi, qui i vostri edifici corporate sono più subdued. Se tu dovessi andare a Dubai, vogliono un'altra cosa, no? Perché c'è un tema anche lì. Per cui anche il tema della signature è diverso in diversi paesi. Cos'è ammesso fare, cosa ammesso non fare, e ancora abbiamo a che fare col codice di comportamento. Io ho la sensazione che adesso le cose stanno davvero a riscaldarsi. Quanto tempo abbiamo? 10 minuti. Mattias, lei vuole direttamente reagire? Oppure vogliamo aprire il dibattito col pubblico? Volentieri. Perché anch'io vorrei fare qualche commento. Io lo trovo deplorevole. La sua eccellenza ci ha invitato ad un piccolo rinfresco e qualcosa da bere.
dentro l'ambasciata e vorrei che continuassimo questo dibattito. Ciò che non possiamo chiarire adesso, possiamo chiarirlo forse dopo, in piccoli circoli. Una breve annotazione. Ho preso qualche appunto. Vorrei fare un quesito. Il rivestimento o il vestito, l'architettura lo usa da tanto tempo. Il rivestimento o il vestito, voi avete menzionato questo termine. Si porta un vestito solo per certe occasioni, per altre occasioni si cercherebbe un altro vestito. Noi sappiamo che le case non possono cambiare vestito. Voi o lei come vede questo problema del rivestimento o del vestito temporaneo? Non siamo a Dubai, dove le case dopo 10 o 12 anni si cambiano completamente e vengono distrutte. Da noi Cino Zucchi ha parlato del tema della convenzione e dell'icona. Anche qui vorrei sapere di più cosa dice Mattia Sauerbruch. E ciò che ho notato anche, qualcosa che mi ha sorpreso molto, io da bambina o da giovane a Milano ho sempre amato la Torre Velasca perché ha questa forma così originale. Ernesto Rogers nel 58 disse: "We want to engrave the signs of our times with this kind of architecture." Lei o voi come vedete questa constatazione? Molto brevemente, come reazione alla tua ultima tesi, un breve commento. La domanda della convenzione, se esistono nuove convenzioni, se nasceranno nuove convenzioni, se Manufactum crei qualcosa di nuovo o una nuova convenzione. Tu hai detto che la convenzione è solo una opzione del postmoderno. Se vogliamo congedarci da questa comunicazione simbolica per arrivare ad una comunicazione diretta con gli esseri umani, con le strutture costruite, ma questo è possibile solo con un appello sensuale. E questo lo vedo nelle vostre case, questa facciata con questi elementi metallici. Questo non ha niente a che fare, o pochissimo a che fare con la convenzione. Con la musica sì, ma non con la convenzione. Ciò nonostante è una immagine, una superficie, un rilievo, un quasi spazio che parla con me, che mi lascia un messaggio dentro, oltre la convenzione pittorica, qualcosa che mi tocca direttamente. Ecco un aspetto del vostro lavoro che trovo molto interessante, perché voi cercate, e almeno questa è la mia interpretazione di ciò che voi fate, una via diretta, una strada diretta agli esseri umani che hanno a che fare con gli oggetti, con gli spazi che voi create. Se alla fine questo si congela in una convenzione nuova, perché avrete 15 architetti che vi copieranno, non lo escludo, però il punto di partenza mi sembra diverso. Una specie di comunicazione elementare o di spazialità concreta, elementare, e anche un carattere immediato della pelle che ha un impatto diretto sull'uomo. Le domande, non so se posso rispondere, sì, il rivestimento, sì, il è solo una metafora. Non va preso alla lettera, non possiamo vestire e rivestire le case, cambiare vestito.
agli edifici, non è possibile. Però con un ritmo diverso, anche le case rinnovano, cambiano le facciate esterne, le superfici esterne. Per esempio, se abbiamo questi bisogni di rifare le facciate. Sì. Ecco, il dialogo oltre la strada, oltre l'angolo, nel quartiere, come funziona? Il progetto di Mestre che ho fatto vedere è almeno il nostro tentativo di trovare un rivestimento che segnali, sì, noi siamo un edificio nuovo, noi siamo originari del ventunesimo secolo, non siamo gli eredi del XIX secolo. Ciò nonostante cerchiamo di riutilizzare elementi o di rispecchiare elementi che si trovano anche nel quartiere vicino, per creare una specie di complesso, un gruppo. Come noi tre siamo una specie di ensemble, di gruppo, un complesso con vestiti molto simili, con colori simili. Noi siamo un complesso temporaneo, anche questo cambierà nel giro degli anni. Sto cercando di non far citazioni. Perché c'è una bella di Wittgenstein che dice sulla tradizione, dice non si può scegliere la tradizione come non si può scegliere i propri antenati. Uno che vorrebbe una tradizione non ce l'ha, è come un innamorato deluso. Quando io parlavo di convenzione, non intendevo, sempre Karl Kraus invece dice, devo dare una brutta notizia agli esteti, un dì la vecchia Vienna era nuova. Cioè, allora, molto spesso la tradizione è richiamata da chi non ce l'ha più. Quando la tradizione diventa cosciente è come se l'abbiamo persa. Io non parlo di quella tradizione, che è un po' un revival, no? Quelli che si vestono in inglese, non sono parvenu. Parlo della tradizione che avevano dentro nell'educazione i maestri del moderno. E Gropius alla Fagus, la Fagus è considerata quasi tra gli edifici iniziali del moderno. Ho scoperto che nelle vetrate della Fagus, Gropius aumenta, cioè questo vetro è 50 centimetri, quello è 52, 54, 56, applica una correzione ottica quasi di Vitruvio, perché guardando in su devi allungare, c'è una vecchia tradizione. Per cui l'edificio che inaugura il moderno contiene una sapienza da maestro quasi ereditata. Io penso che Gio Ponti, i maestri del moderno, che pure volevano qualcosa di nuovo, avevano anche dentro un'aspirazione non a essere tradizionalisti, ma come c'era una forte educazione, erano quelli stati anche gli ultimi educati in forma accademica. Oggi noi è sempre una specie di pendulum swing, no? Come quando c'è troppo soggettivismo la gente si richiama ai canoni, quando c'è troppo canone vogliamo la freschezza. Questo per cui c'è sempre una specie di un eccesso di spontaneismo genera un po' quasi un disordine, no? Ognuno può esprimersi, ma puoi anche fare tutti gli errori del mondo. Se tutti si sentono come suonare i bonghi senza avere, sai, quando dici ragazzi, sentiamo cosa c'è nel vostro cuore. Per cui il modello espressionista, che non hai bisogno del codice, ma devi solo sentire il cuore, funziona per i grandi artisti, ma per non funziona, come dire, per tutti, no? Allora, quando c'è troppo soggettivismo, c'è qualcuno che ci ricorda che per stare insieme dobbiamo metterci d'accordo su qualcosa. È un po', è un continuo steering. E oggi questo fatto si è globalizzato. Cioè, il problema non è più dentro le nostre società. Noi ragioniamo ancora da un punto di vista europeo. E ero in Dubai e stavo entrando in un meeting e mi hanno detto, architetto Zucchi,
le dico, se, prima di entrare, lei non deve fare quello che ha appena fatto adesso. Ho detto, cosa ho fatto adesso? Lei ha incrociato le gambe. Da noi è molto maleducato in un meeting incrociare le gambe. Io ho detto, thank you, you saved my, you know, come dire, c'è quel film Gran Torino con, come si chiama lì il vecchio, Clint Eastwood, no? E c'è una scena molto bella di Gran Torino, che c'è una ragazza orientale che lo porta a una festa e gli spiega le convenzioni, cioè non devi far così a un bambino perché noi così, gli spiega il galateo di quel posto. L'altro giorno, sempre in Thailandia ero, e ho fatto così, e un mio amico ha detto, no Cino, devi portare la mano fin qua, così è segno che non sei convinto. Allora, questo tema dei codici, oggi in un aeroporto qual è il codice? È interessante l'aeroporto come luogo, perché non è di nessuno, è extraterritoriale, molto interessante la condizione, e quella è la condizione comune. Il galateo dell'aeroporto è ciò che è comune a tutti gli uomini, the family of men. Perché non ha più i codici locali, è la gentilezza dell'uomo senza codice. Allora esistono degli stati di benessere, stare protetto, guardare il sole, che sono universali. Un po' da Christopher Alexander c'è Pattern Language, questo libro bello. Allora noi ci muoviamo tra l'universalità di alcune condizioni del benessere e ancora alcune condizioni ancora locali. Io credo che non bisogna dar troppo retta alla convenzione. Meno male che ci si può capire, perché a tutti piace il sole su una panchina calda d'inverno, non so come dire, quello che tu richiamavi, è la freschezza della, non del codice, ma del pensiero fresco rispetto al tema. Una buona parola conclusiva. Sì, mi fanno un cenno di arrivare al termine. Ciò che faccio, ringrazio di tutto il mio cuore a Matthias Sauerbruch e Cino Zucchi e spero di poter continuare e spero di poter ascoltare Cino Zucchi per una relazione, una conferenza più lunga. Ringrazio per la vostra attenzione, per la vostra presenza e vi auguro una serata movimentata con tanti dialoghi interessanti. Grazie.